Si è bloccato, vai. Si era bloccato da solo. Come l'altra volta. Lui si è trovato in Italia, che però, essendo americano, non gli fecero nulla a lui, perché lui era americano, quindi non era italo-americano, quindi lui si è trovato lì. Poi, alla fine della guerra, nel 1945, lui ritornò in America, di lì iniziò la sua carriera e venne in Italia e ha lanciato a tutti gli effetti. E lavorava anche per qualcuno che noi sappiamo. Ma è fuori discussione, quello è fuori discussione. Ma dopo, non dopo, prima. No, dopo, prima dopo. Era ragazzino. Io parlavo del 46, 47 quando è tornato. Allora. Veniamo qua, migranti, si muove il Consiglio dell'ONU. Va bene? Uh-huh. Che dicono i preti in merito alla migrantes? Beh, i preti bisogna aiutare il prossimo, no? Salvo poi seppellire i morti, quelli che muoiono nel canale di Sicilia. Hai visto ieri il teocrate assoluto che ha voluto ospitare dentro il Vaticano un clochard? Uno però, mica qualche milione. Ma gli ha lavato i piedi? Non lo so. Cassa, se non vale, gli deve lavare i piedi. Senti quanto siamo buoni, abbiamo ospitato un clochard. Sì, cazzo, i mortacci, stramortacci loro, vabbè. No, vabbè, se guarda, ti dico subito. Lui doveva lavare i piedi al clochard come ha fatto il buon Gesù, se no non è l'erede del buon Gesù. C'è poco da fare. Pensioni, rimborsi solo le più basse, poi non faranno nemmeno queste, anzi adesso questi signori stanno pensando di ipertassare noi pensionati perché non hanno più i soldi per pagare le pensioni. Ma quali pensioni? Quelli di quelli che beccano 90.000 euro al mese. Anche quelle non si anche possono più. Quelle non si possono toccare. No, hanno detto che è incostituzionale. Sì, la legge è questa. La logica di potere, soprattutto in un regime cattolico, è il potere è assoluto, come insegna la Chiesa Cattolica. Il potere è assoluto. La Chiesa Ma in effetti non è che ci hanno tutti i torti, eh? No, vabbè, ma perché chi, il potere non può essere che assoluto. Esattamente. Tutte le altre formule sono menzogne. Perfetto, la Chiesa ha sempre appoggiato l'assolutismo, come insegna in maniera molto chiara la storia della Rivoluzione francese. Per cui i preti cosiddetti refrattari appoggiavano l'assolutismo, tutti gli altri che non c'estavano sono diventati ipso facto rivoluzionari, certo. Cioè e si sono spretati, quindi la logica è fuori discussione. No, non è che si sono spretati, sono stati scomunicati da sì, Papa. Comunque si sono spretati, comunque si sono spretati, sono sì. Stati spretati, certo. Perché? Perché la logica. Infatti, successivamente nelle varie fasi sono diventati dipendenti comunali. Esattamente, tanto per dirle una. Allora, morte e distruzione a Palmira. L'anticiviltà. Ma perché non l'avete detto prima quando la CIA si stava inventando l'ISIS, no? Voi lo sapevate perfettamente. Ah, ti dico una notizia. Da due giorni l'Iran sta mandando soldati in borghese a combattere contro l'ISIS. Beh, già ovvio, sono circa 10.000. Non fanno gli altri. E giustamente la Russia ha detto. Guardate agli americani, ha detto cercate di non rompere i coglioni e soprattutto se volete bombardare l'ISIS, in realtà lo facciamo noi. No, vi dovete mettere d'accordo col governo legittimo siriano, se no sono bombardamenti illegali. Di un territorio avversario, quindi è dichiarazione di guerra. Certo. E mi pare che la Russia abbia detto quello che si deve dire. Stretta sulla corruzione arrivano pene più severe e speriamo che appunto proseguiamo. Zavorra sul futuro. Ma com'è sta la zavorra? Prima non c'era. Lo dicevamo, noi lo diciamo da 40 anni. Qui se ne accorgono adesso. La spesa per debito e pensioni frema gli investimenti. Ma ti venga un accio. È il colpo al culo. Investi. Allora, noi, se noi andassimo in potere, noi faremmo come ha fatto Napoleone. Portiamo via tutte le ricchezze del Vaticano e le investiamo. Dopodiché il problema non sussiste più. Pare ovvio, no? Come ha detto l'altro giorno Trifiletti alla televisione,
che ogni tanto la secca. E qualche cosa la dice, no? Qualche cosa, sì. Ma anche lui, ogni dice, giustamente. Lui sta lì e deve barcamenarsi, insomma. Naturale, però ha detto una cosa giusta, è stato molto applaudito. Intanto che voi parlate di queste pensioni, primo, incominciate a ridurre le pensioni eccessive che sono solo, ricordiamoci, sono solo in Italia. Sono 4 miliardi di euro l'anno, eh? Allora, sono solo 4 miliardi di euro l'anno. Sono solo in Italia. Lo so. In qualsiasi altro paese del mondo la pensione è livellata, perché anche la persona che ha acquisito dei avrà guadagnato prima, no? Ha guadagnato prima, però nel momento in cui sei pensionato, sei a pari tutti gli altri. Questo comporterebbe un aumento indiscusso di tutte le altre pensioni, non solo. E poi un'altra frase che ha detto Tifiletti è molto giusta: aiutate i giovani a trovare il lavoro e ci saranno i soldi per pagare le pensioni. Nuova equità per liberare risorse a favore dei giovani, nuova equità, capito? La dicono loro. Allora io incomincerei con levare tutte le prebende dei preti, ci vuole poco, eh? Scuola, il piano di Renzi, pronto a 3 modifiche. Qui non si discute sul fatto che ci siano sempre, no, da discutere su certe iniziative, ma porcaccia giura, sono 20 anni che cianciate sul vuoto, avete preparato una classe di insegnanti assolutamente ignoranti, quindi fatta apposta per poter accettare qualsiasi situazione di compromesso, perché questa è la realtà. Io quando che questi visto, hanno fatto insegnanti senza nessuna quando pretesa. Quando stavo ad architettura e siamo stati quasi un anno sotto occupazione, me ne sono andato, ho detto ok, è inutile che sto qua, tanto anche mi laureo col 18 politico, certo, a che cazzo mi serve? Assolutamente a nulla. Questi chi me lo riconosce? Invece poi l'hanno riconosciuto, certo. queste lauree. Questi nodi tornano comunque al pettine, erano quelli quello che volevano, perché una classe di ignoranti che è automaticamente nominata insegnante è disposta a qualsiasi transazione, soprattutto se il 90% sono femmine, pur di avere un minimo di retribuzione, punto e basta. Ed è stato voluto, quando noi abbiamo combattuto in maniera molto forte contro il 18 politico, contro gli esami di gruppo, sapevamo perfettamente dove avrebbe portato. Chiuso, voto la grande emorragia, non c'è ancora grande, ci sarà ancora di più. Io mi auguro il totale dissanguamento. No, ma tu vedrai il PC, o come si chiama adesso, che oramai c'ha 18 nomi. Guarda quello, dice questo. Andasse a dirlo in Sicilia, no? No, ma lui la prima cosa che deve fare è dimettersi. Non lo farà mai, è lì per conto dei suoi padroni. Sappiamo perfettamente chi sono. Lui deve andare in America, riunire come fece a suo tempo. Io stavo scendendo con la regina che non parlava, non sapeva una parola in inglese, ha fatto la figura di merda. Cioè, quello è la tua padrona e non gli sai manco rispondere. Cioè, io potrei non sapere l'inglese perché non me la culo proprio. O te. Ma tu vai lì a sequiare. E non sai manco dire grazie mille, le caia la mano, no? Il culo magari, che ne so. È brutta, forse ha ragione, magari. Ci si poteva fare. Va bene, cari signori, mi pare che quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Questa è e sarà la nostra bandiera. The flag. Le esporremo laddove potremo. The Bulls flag. Esattamente. La bandiera dalle 5 palle. Dì. 1, 2, 3, 4, 5. Poi mettici le nostre, diventano 9. E ce n'hai una sola te. No, diventano 4, 2 a te, 5, 4, 9. Sì, ma tu ce n'hai una sola, perché io ce n'ho 3. Ah, ecco, sì, vabbè, non lo sapevo. Un'altra volta verrò a verificare. Va bene? Pace e bene.